Ciao, bellissimo mondo della skincare. Stasera ci strucchiamo insieme e utilizziamo un prodotto che sicuramente tutti quanti l'avete almeno intravisto, anche se non l'avete mai adoperato, ma sicuramente lo conoscete perché avete visto il barattolo. Quindi vi faccio vedere stasera questo qua, Take the Day Off di Clinique. È un balsamo struccante. Guardate il vasetto. Allora, questo vasetto è 200 ml, è quel formato che esce una barra due volte all'anno e chi riesce a prenderlo è quasi una vincita perché non sempre si trovano, perché diciamo si trovano i formati da 125 ml, mi sembra. Però questi grandi bisogna stare sul pezzo per accaparrarselo. Quindi stasera ci strucchiamo con questo balsamo struccante. Quindi che mi dite? L'avete visto in giro? Certo che sì. Diciamo che è un burro struccante molto conosciuto per quanto riguarda i burri. È un burro molto leggero. È una texture, adesso vi faccio vedere. È leggero, va a togliere oltre al trucco tutte le varie impurità e anche i filtri solari, che è molto importante. Ditemi che vi state mettendo la protezione solare, nonostante siamo ancora a febbraio. Ditemi che state utilizzando la protezione solare. Per andare a togliere la protezione solare bisogna fare comunque una bella detersione, perché se non la facciamo, il filtro rimane lì, quindi diciamo che tutto quello che andiamo a mettere dopo non va dove deve andare, quindi non va bene. Vi ho voluto far vedere questo proprio perché sono riuscita a prendere il formato grande. Da Sephora trovate anche la mini size se lo volete provare, è molto interessante, è un prodotto storico direi. Quindi vi faccio vedere come si presenta. Al suo interno è completamente bianco, vedete? È completamente inodore, quindi chi cerca un prodotto non profumato, questo è ideale, direi, perché non ha nessun tipo di odore. Allora, vi faccio vedere come lo utilizzo. Come vedete, io sono ancora truccata. Quindi andiamo ad utilizzare il nostro balsamo struccante. Allora, io ne prendo un po'. Come potete vedere, è in uno stato solido, vedete? Ok, io ne ho prelevato un po'. Cosa faccio? Lo metto sul palmo della mia mano, lo scaldo leggermente e si trasforma in un olietto, vedete? E quindi sul viso completamente asciutto vado ad applicare il mio balsamo. Parto prima dal viso, così, massaggio. Mi raccomando, dedicatevi alla pulizia della vostra pelle perché oltre al trucco abbiamo le impurità che abbiamo accumulato durante la giornata come inquinamento, oltre ai filtri solari. E adesso vado sugli occhi. Sugli occhi cerco di essere più delicata perché non voglio stropicciare troppo le mie ciglia. Mi piace la sensazione perché sì, è un burro, come potete vedere, non brucia assolutamente gli occhi, perché potete vedere io sto con gli occhi completamente aperti, non brucia per niente. Sì, è un burro, però non è un burro pesante. Sì, sentite che avete qualcosa di oleoso sul vostro viso, però non è niente di pesante. Quindi massaggio perché voglio andare ad eliminare tutto quello che ho accumulato durante la giornata. Infatti,
Il prodotto si chiama Take the Day Off, che non vuol dire altro che togliersi la giornata di dosso. Ok, allora una volta che avete massaggiato bene, vi siete dedicati un po', cosa andrete a fare? Adesso spero di non sporcare dappertutto. Vado a bagnare leggermente le mie mani. Allora, guardate, bagnando le mani diventa lattiginoso. Vado con le mani bagnate sul mio viso. Vedete che divento bianca perché sembra quasi che si trasformi in un olietto. Massaggio ancora un pochettino. E quindi cosa faccio adesso? Vado a sciacquare. Ok, ho risciacquato il mio viso. Cosa faccio? Non utilizzo solo il burro struccante e basta, utilizzo anche una mousse detergente, che è questa qua, sto giroso, questa della Filorga, quindi ne prendo un po' sul viso bagnato, non mi sono asciugata, vado ad applicare la mia schiuma. Voi potete anche decidere di rimuovere il burro struccante anche con una lavette, magari bagnata, andare a rimuovere il vostro burro. A me piace anche sciacquarlo. Ok, vado a risciacquare. Il mio viso, eccomi qua, vado a tamponare. Voilà. Stasera non mi sono messa la fascia. Allora, mi raccomando, dopo aver utilizzato un burro struccante, usate anche una mousse schiumogena per eliminare tutti i residui, anche oleosi, diciamo. Una cosa che può succedere se tenete gli occhi aperti, ma dopo l'effetto va via, e se aprite gli occhi, giustamente dentro l'occhio, come avete visto, non brucia, quindi potete andare tranquillamente sugli occhi, però può leggermente appannarvi gli occhi, ma non è nulla, non succede nulla, perché dopo, quando andate a sciacquare, diciamo, va via, perché giustamente tutto lo sporco tra l'olietto e il trucco, l'impurità, va un pochettino nell'occhio, e quindi c'è questa cosa che può appannarvi gli occhi, ma passa subito. E niente, quindi questo è il prodotto che vi ho voluto far vedere stasera. Insomma, diciamo che non vi ho fatto vedere niente di nuovo, probabilmente, perché è un prodotto molto conosciuto, sta sul mercato da tantissimo tempo, però ecco, visto che io sono riuscita a prendere questo giro, il formato mega, che sto sempre a caccia, e ve l'ho voluto far vedere. È un prodotto che uso molto volentieri, come vi ho detto, è senza profumo, quindi chi è alla ricerca di un prodotto non profumato, questo sicuramente è indicato. Quindi niente, questo è il prodotto di stasera, ve lo faccio vedere un'altra volta. Scusate, ci sono tutte le ditate. Secondo me è molto bello anche il packaging. Dopo come l'ho andata a consumare, diciamo che la parte esterna è trasparente, quindi dopo iniziate a vedere anche il prodotto che scende. E niente, questo è il prodotto di stasera. Mettetemi un like se il video è piaciuto, un unlike se il video non è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!